nostro programma di Parole in Libertà. Cosa parliamo oggi? Di cosa parliamo oggi? Parliamo oggi di una cosa che sta venendo ciclicamente sempre più fuori, torna alla ribalta sempre più fuori, parte dall'estero, ma come sempre arriva in Italia, perché noi siamo molto ricettivi da questo punto di vista. Poi parleremo anche di una cosa che oggettivamente se ne parla molto poco, ma infatti non lo voglio trattare, ma poiché il nostro lavoro è anche quello, come ho sempre detto, di far vedere come i giornali, i mass media ci propinano delle notizie che probabilmente non conoscono nemmeno loro, ma ci danno la loro opinione, che poi è l'opinione che loro hanno ascoltato da qualcun altro, che magari qualcun altro ha ascoltato qualcun altro, e così diventa opinione perché passa sui giornali, sui mezzi di comunicazione, ma ha parecchie pecche. Poi, per ultimo, parleremo di una santa, di una persona che è sicuramente pochissimo conosciuta e che sicuramente non fa parte di quelle lezioni, di quegli incontri che la nostra amica Anna vi tiene sui santi. Bene, cominciamo. L'argomento di cui parlavo prima e che praticamente sta ritornando, sta arrivando in Italia, è la questione delle droghe leggere. La cannabis fa male, nonostante quello che dicono. Danneggia l'apparato respiratorio e quello immunitario, causa tachicardia e mal di testa, influisce sulla memoria e sulla capacità di concentrazione, fa venire meno la coordinazione e la prontezza dei riflessi. Dice il Ministero della Salute che l'assunzione in dosi elevate può comportare l'insorgere di paranoie e manie di persecuzione. Se consumata per lunghi periodi, la cannabis può dar luogo a quella che è definita sindrome amotivazionale, un disturbo caratterizzato da distrazione, apatia, riduzione delle attività, incapacità di gestire nuovi problemi, compromissione del giudizio e delle abilità comunicative. Eppure, come abbiamo detto, ciclicamente la richiesta di depenalizzare o legalizzare o liberalizzare la produzione e il consumo di cannabis fa la sua apparizione nel dibattito politico italiano, specialmente nell'approssimarsi delle vigilie elettorali. Alla storica battaglia antiproibizionista ispirata dall'individualismo libertario dei radicali, oggi improvvisamente sembra unirsi un fronte politico trasversale che coinvolge esponenti e in alcuni casi leader di Lega Nord, Partito Democratico, Sinistra e Libertà, Rifondazione Comunista. È cambiato qualcosa nel panorama generale? Oh, certamente. Gli Stati Uniti, in passato nemici giurati di tutte le droghe, si stanno avviando a grandi passi verso la legalizzazione generalizzata di marijuana, hashish e prodotti derivati. Un processo iniziato con l'autorizzazione dell'uso medico della cannabis, oggi in vigore in ben 20 stati della federazione, è approdato all'inizio di quest'anno alla legalizzazione dell'uso ricreativo nel Colorado e nello stato di Washington. Poi, e non dobbiamo dimenticarlo, c'è il fatto che i bilanci statali di qua e di là dell'Atlantico sono schiacciati dai debiti e i governanti e gli aspiranti tali se ne fanno venire in mente di tutte per ridurre le uscite e per incrementare le entrate fiscali senza ritoccare
le aliquote della dichiarazione dei redditi, dove la gente s'arrabbia. Ora, la legalizzazione e la tassazione della cannabis, come pure quella della prostituzione e dei giochi d'azzardo, contro il quale i governi europei fingono di combattere, promettono ricche entrate. Uno studio dell'Università di Harvard del 2010 ha stimato risparmi e proventi di una completa legalizzazione delle droghe negli Stati Uniti. Da sola, la depenalizzazione della marijuana permetterebbe al governo federale e ai singoli stati di risparmiare 22 miliardi di dollari all'anno di spese per le politiche di repressione, operazioni di polizia, processi, carcere e altre forme di restrizione. Tassando spinelli e prodotti a base di cannabis, allo stesso modo dell'alcol e del tabacco, si genererebbero nuove entrate fiscali pari a 6 miliardi e mezzo di dollari all'anno. Noi sappiamo che l'Italia, già fin dai tempi del piano Marshall, è praticamente, non diciamo una provincia americana, ma sicuramente noi assorbiamo bene, siamo molto capaci di assorbire ciò che fanno in America. Per la legalizzazione delle droghe vale il medesimo principio dell'istituzione dei matrimoni fra persone dello stesso sesso. Finché era roba dei paesi scandinavi e del Benelux, a noi ce ne calava poco. Ma da quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha creato dal nulla questo nuovo diritto umano, anche dalle nostre parti il numero dei favorevoli ha preso a crescere. Figuriamoci, se lo spinello libero in Colorado e Washington, con Barack Obama che chiude un occhio e non manda i federali ad arrestare tutti, come potrebbe e dovrebbe forse fare, non suscita mimetismi a gogo. Poi c'è il fatto che da qualche tempo l'Italia è uno dei paesi industrializzati più indebitati del mondo. In Europa siamo secondi soltanto alla Grecia. La legalizzazione della cannabis in Italia permetterebbe di aumentare i proventi del fisco 1-2 miliardi di euro e di far uscire qualche migliaio di detenuti dalle prigioni, 9.000 dicono i radicali. Ma anche qui valgono un po' i dubbi che si hanno sulle cifre date dai radicali. Non so se vi ricordate quante persone abortivano all'epoca della battaglia sull'aborto. Secondo i radicali, praticamente tutte le donne in età fertile abortivano. Chiaramente a quell'epoca abortivano illegalmente, quindi bisognava fare l'aborto proprio perché tutte abortivano. Ma quale prezzo? Non è difficile immaginarlo. Il numero dei consumatori, al contrario di quanto Luigi Manconi, oggi deputato o senatore del PD, ex radicale, il numero dei consumatori, dicevamo, crescerebbe e quindi di conseguenza avremmo più studenti di scarso o nullo rendimento, più incidenti stradali, più depressi, più schizofrenici, più paranoici, più infettati da malattie sessualmente trasmissibili, più alcolizzati, più eroinomani e cocainomani, ovvero, in una parola, più politossicodipendenti. Tutto questo è già scientificamente dimostrato. Avremmo, cioè, più gente che fa del male a se stessa e agli altri. Che la legalizzazione di marijuana e hashish porterebbe a un aumento del numero dei consumatori dovrebbe essere intuitivo e comunque non è difficile da provare. Per dimostrare il fallimento delle politiche proibizioniste viene citato il lieve ma costante aumento di consumatori di cannabis nel mondo, che secondo l'ultimo rapporto del UNODC, l'ufficio delle Nazioni Unite che si occupa di droga e criminalità, dicevamo che il numero dei consumatori ammonterebbe a 180 milioni.
Il ragionamento è davvero bizzarro, perché alla stessa stregua bisognerebbe dire che le politiche di repressione contro furti e rapine sono fallimentari, poiché là dei rapinatori non sono certo estinti, e che i divieti di sosta per le auto sono un enorme fallimento, dal momento che le persone continuano a mettere le auto in divieto di sosta. Ma parte appunto la logica claudicante, occorre notare che a fronte di 180 milioni di persone che nel corso di un anno fanno ricorso a quella droga illegale che è la cannabis, e il dato del ricorso su base mensile è probabilmente la metà, c'è 1,5 miliardi di fumatori che quotidianamente si accendono almeno una sigaretta composta di quella droga legale che si chiama tabacco. E mentre il consumo di cannabis è, finora, concentrato nelle fasce giovanili della popolazione, quello del tabacco o di un'altra droga legale come l'alcol è diffuso in tutti i gruppi di età. C'entrerà il fatto che il tabacco è legale e la cannabis illegale? L'UNODOC, appunto quell'organismo dell'ONU, parla di effetto contenimento generazionale delle politiche di repressione della produzione e vendita di droghe vietate. Il proibizionismo, cioè che una cosa sia vietata, funziona come un freno sul consumo che influenza soprattutto i componenti delle persone più mature di età. Mentre i giovani sfidano in gran numero la legge, gli adulti si mostrano meno disponibili a perseverare in comportamenti trasgressivi che magari hanno praticato negli anni giovanili. Il consumo di alcol e tabacco, come quello di droghe proibite, vedono l'iniziazione all'uso della sostanza nel corso dell'adolescenza o all'inizio dell'età adulta. Ma mentre la percentuale dei consumatori di sostanze illegali cala drasticamente con l'avanzare dell'età, questo non avviene per alcol e tabacco, droghe legali, che continuano ad essere utilizzate da chi le aveva accostate in età giovanile. Cioè, il ragionamento mi sembra molto chiaro. Si sta constatando che quando una cosa è vietata, non è detto che non venga utilizzata. L'abbiamo visto prima, l'abbiamo detto prima per i divieti di sosta, l'abbiamo detto prima per le altre cose che abbiamo indicato. Ma abbiamo visto che mentre nell'età giovanile, dove si è più tutti scavezzacolli, si è disponibile a rischiare, con l'aumento dell'età si è meno disposti a rischiare. E quindi cosa succede? Che quello che è vietato nella popolazione più adulta comincia a sparire, o quasi. Quindi, se il ragionamento funziona, vorrà anche dire che se le rendessimo libere, probabilmente non si fermerebbe all'età giovanile. Un altro argomento antiproibizionista che fa acqua da tutte le parti è quello che sottolinea la minore pericolosità per la salute dei danni da cannabis rispetto a quelle del tabacco, alcol e droghe pesanti come eroina e cocaina. Che le sostanze psicotrope citate siano più dannose della cannabis è certo. Basta guardare le statistiche dei decessi causati dall'alcol o dal tabacco, nelle quali le vittime sono calcolate a milioni. Ma c'è un problema. La cannabis non sostituisce queste droghe, ma spesso si accompagna ad esse, si aggiunge. Chi fuma spinelli fuma anche tabacco, si sbronza e attua altri comportamenti a rischio, per esempio pratica sesso casuale e senza cautele, o si mette alla guida di un veicolo pur trovandosi in stato di alterazione sensoriale. Perché l'assunzione di cannabis allenta i freni inibitori propri e altrui, e questo uno dei motivi per cui spesso viene consumata in gruppo. Ritrovarsi con amici, bere alcolici e fumare cannabis è comportamento diffuso.
I controlli notturni di polizia sugli automobilisti attestano l'evidenza del fenomeno, scrive il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio. Gli effetti derivanti dall'assunzione contemporanea di cannabis e alcol, una delle associazioni più frequentemente riscontrate fra i conducenti, possono essere additivi e moltiplicativi. Cioè, cosa vuol dire? Dicono che le persone che vengono fermate in stato di tasso alcolico più elevato della norma, e che spesso questo tasso alcolico è legato anche all'utilizzo di droghe leggere, il loro danno non è la somma dei danni che fanno le due droghe, le due cose singolarmente, ma è sicuramente più grande. In questo senso è moltiplicativo, non è solo moltiplicativo. Un capitolo scarsamente esplorato ma molto allarmante sugli effetti della cannabis è poi quello che riguarda la sua capacità di slatentizzare i disturbi psichiatrici, cioè renderli latenti, nascosti. In una società dove il disagio psichico è sempre più diffuso, la pericolosità sociale della cannabis è sotto questo aspetto crescente. Come scrive Giampaolo Guelfi, uno dei più grandi esperti italiani del rapporto fra tossicodipendenze e malattie mentali, soggetti con affezioni psichiatriche, quali disordini schizofrenici o psicosi correlati a tale disturbo, sono da considerare a rischio, perché l'uso di una droga psicogena come la cannabis ha l'effetto di esacerbare i disturbi psicotici. Deliri, allucinazioni, sintomi di depersonalizzazione. In casi di vulnerabilità nei quali ancora la patologia latente non si è espressa apertamente, l'uso di cannabis può scatenare un disturbo fino ad allora sopito o controllato. Cioè non siamo più anche quei soggetti che soffrono o hanno questi disturbi latenti, con l'utilizzo della cannabis non riescono più a controllarlo. Gli studi sull'argomento non mancano. Nel 2011 è uscita una ricerca svedese basata su uno studio durato 35 anni su 50.000 maschi, pubblicata da Psychological Medicine, rivista scientifica dell'Università di Cambridge. La ricerca ha scoperto che i consumatori frequenti di cannabis hanno 4 volte più probabilità di manifestare schizofrenia dei non consumatori e 2 volte di più di manifestare altre psicosi. Inoltre, va sempre ricordato che dal consumo frequente di cannabis passa facilmente a quello di sostanze più pesanti. Non c'è nessun automatismo, ma una correlazione statistica c'è ed è dimostrata. Dice ancora Guelfi, tra coloro che non hanno mai usato marijuana, solo l'1 per 1000 ha usato eroina. Coloro che invece usano marijuana da 100 a 1000 volte nella loro vita, si è visto che hanno usato eroina per il 12% delle persone. Infine, coloro che invece sono fumatori di cannabis e che hanno usato marijuana per più di 1000 volte all'anno, hanno poi fatto uso di eroina nella misura del 33%. Insomma, a me sembra che i numeri dicano. Coloro che non hanno mai usato marijuana, solo l'1 per 1000 passa l'eroina. Coloro che usano marijuana da 100 a 1000 volte all'anno diventano il 12%. Coloro che la usano per più di 1000 volte all'anno supera il 33%. Allora, questa cosa qui non c'è una correlazione tac-tac certa. Chi usa marijuana, pac, va l'eroina. No, ma i numeri dicono questo.
Questi dati mostrano con evidenza che il numero dei consumatori di eroina in una popolazione di consumatori di marijuana cresce con il crescere della frequenza dell'uso di quest'ultima. Se non si può affermare che l'uso di cannabis è la causa dell'uso di eroina, si deve sostenere che l'uso di cannabis è un fattore di rischio serio rispetto a tale uso. Mi viene in mente una frase che magari un po' leggermente si dice, però forse dà un po' l'idea uguale, e si dice che non tutti i musulmani sono terroristi. Sta di fatto che tutti i terroristi sono musulmani. Qualcosa vorrà anche dire. Certo, ci può consolare sostenendo, come fa Vendola, che la legalizzazione toglierebbe ai narcotrafficanti la manna dal cielo, rappresentata dai guadagni criminali in regime proibizionista. Cose del genere si dicevano a proposito della mafia quando l'alcol era stato messo fuori legge negli Stati Uniti. Si è visto come è andato a finire. Vogliamo depenalizzarle tutte queste qui perché, ma non ci viene in mente quanto dovremo poi andare a spendere per maggiori incidenti che accadranno sulle strade, per maggiori malattie psicogene, psichiatriche e quant'altro, per tutti i danni che arriveranno ai nostri giovani, perché sono soprattutto i giovani, come abbiamo visto, che utilizzano queste droghe. E poi, permettetemi, c'è un dato forse che almeno per me sembra ancora più rilevante, ma uno Stato può, per un fatto di soldi, per un fatto culturale, non so come dire, negativo, perché non credo che a nessuno venga immediatamente in mente che la marijuana fa bene, può accettare e può condividere una cosa di questo genere? Già lo stiamo facendo col tabacco, con l'alcol e col gioco d'azzardo. Vogliamo aggiungerci altre cose? Io credo che compito dello Stato sia anche dire e dire no quando occorre a queste cose, perché appunto il bene generale è una cosa che ha la sua importanza, a prescindere da come uno la pensi da un punto di vista o religioso o politico. Ecco, adesso passo a trattare una cosa che, ripeto, la tratto solo per dimostrare, far vedere come appunto la nostra stampa e i nostri mass media trattano certi argomenti. Questo è un argomento che pochissimi, credo, conoscano. Parliamo degli OGM, organismi geneticamente modificati, che come sapete in Italia, ma in Europa, sono vietati. Questo è un articolo di Angela Cossu, che sul suo blog ne scrive in continuazione, e si intitola Una scorpacciata di ecobufale. Quando si parla di scienza, rigore ed oggettività, sono attributi imprescindibili. Quando parliamo di scienze, il rigore e l'oggettività sono elementi che ci devono essere. Se però un argomento scientifico finisce sulle pagine di un quotidiano, queste prerogative vengono meno. Così, per quanto riguarda gli OGM, sui giornali di fatto questi OGM diventano organismi giornalisticamente modificati. Sulla stampa di casa nostra troppe volte abbondano titoli urlati, nomi coloriti e un pesante trucco che nasconde la realtà. Gli OGM sono il caso lampante di quanto possono essere disastrosi gli effetti di una comunicazione sbagliata e di inutili psicose, perché poi la comunicazione sbagliata porta le paure.
Nell'immaginario comune sono ormai una temibile piaga ambientale e una minaccia alla sicurezza alimentare. Ripeto, stiamo parlando degli OGM. Non si dà mai spazio agli effettivi vantaggi che questi prodotti portano per chi li produce e per chi li consuma. Eloquente è ad esempio il caso del Frankenfish, pochi mesi fa proposto anche dai nostri giornali. Il nome, tutt'altro che promettente dei tratti horror, è l'etichetta con cui in America è stato servito al pubblico un salmone geneticamente modificato, o meglio, migliorato. Cos'è successo? Cosa hanno fatto? Al salmone dell'Atlantico è stato aggiunto un gene del salmone reale che gli permette di crescere più in fretta. Perché? Perché il salmone reale è più grosso del salmone dell'Atlantico. Per il resto, il pesce è perfettamente identico. Questo ha permesso di risparmiare tempo e denaro nell'impossibile tentativo di far accoppiare due specie diverse. La Food and Drug Administration, cioè l'ente che in America controlla tutti gli alimenti, ha dato l'ok alla sua commercializzazione, ma come sempre c'è chi protesta e invita a boicottarne il prodotto. Cioè, non basta che l'organo deputato dica che non ci sono problemi, c'è sempre chi i problemi ce li ha. Mi vengono in mente qui in Italia, da noi, le cose che fa la magistratura, cioè che decide se far continuare o far interrompere anche un'ipotesi medica, cioè una terapia, contro il parere degli stessi medici, cioè i giudici la sanno più lunga dei medici. Qui da noi funziona così, ma vedo che non è solo da noi a quanto pare. Un altro esempio: la fragola pesce, l'energia da OGM, la sterilità dei semi, il mais cancerogeno. Tante volte, quando si parla di cibi geneticamente modificati, nascono storie che sono delle vere bufale, che, aggrappandosi all'ignoranza e alla paura del nuovo, dell'ignoto, generano vere e proprie fobie tra le persone, come quella della presunta casta multinazionale sementiera, no? Tutti quanti sono a favore delle multinazionali che fanno le sementi, che si vuole rendere dipendenti da questi semi perfezionati. Chi distrugge i campi di mais geneticamente modificati lo fa perché teme la contaminazione e il disastro ambientale, tutti pericoli annunciati con titoloni da molti giornali, rischio che non esiste, ma che nessuna testata ha mai smentito. La fobia riesce ad arrivare fino al Parlamento europeo, dove chi, come Oreste Rossi, porta avanti campagne contro gli OGM che causano la celiachia. Nonostante in Europa non esistano, né si importino, grani geneticamente modificati. E la celiachia non deriva certo dal grano, ma deriva da fattori genetici dell'individuo. Cioè, uno che non mangia il grano, oppure che mangia del grano, va a finire che ha la celiachia. Succede il contrario, ce l'ha e il grano la mette in evidenza. Una delle balle più curiose è la fragola pesce. Il frutto sarebbe nato in laboratorio, pensato per produrre glicole etilenico, cioè antigelo, che lo conserverebbe dal freddo. Si troverebbe in commercio, saprebbe di merluzzo e per qualcuno avrebbe pure ucciso individui allergici ai frutti di mare. Dove stiamo arrivando? Notizie che lasciano più che perplessi chi conosce gli OGM. È strano che trasportando un gene, cioè un pezzo di DNA, venga prodotto qualcosa di diverso da una proteina. Cioè, si dice, da un pero nascono le pere, e qui invece si pensa che da un pero nasca qualcos'altro. Che poi, oltre al composto antigelo, uno scienziato pazzo abbia scelto di inserire degli aromi di pesce, è a dir poco singolare. Che
cavolo di bisogno aveva. Che poi, infine, sadicamente, abbiano introdotto degli allergeni, passati poi inosservati dai rigidissimi controlli richiesti agli OGM, è veramente impossibile. È veramente impossibile, ma questo non è che impedisce di fare dei titoloni e di parlarne. Un attimo di pausa. Trasmissione, questo nostro parlarci in libertà. Bene, come ho detto prima, parleremo di una santa poco conosciuta, diciamo che è vissuta a cavallo tra il 700 e l'800, più nell'800. Dovrebbe piacere al piemontese Papa Francesco, la piemontese Giulia di Barolo, che 150 anni fa fece sua l'opzione privilegiata per i poveri, gli ultimi, i diseredati. Lei, così aristocratica, tradizionalista, conservatrice. Juliette Colbert, sangue nobile che risale al famoso consigliere del Re Sole. Nasce vandeana e conosce il sangue della rivoluzione francese. Da piccina vede tanti suoi parenti e l'amata nonna salire il patibolo, mentre la folla della piazza esulta feroce al rotolare di una nuova testa blasonata. Ricordati che io sarò e sono e sarò sempre vandeana. Intimerà al ministro Cavour troppo anticlericale, quel petit terrible Camille con cui aveva giocato da bambina palle di neve in una delle tante villeggiature per rampolli di buona famiglia tra l'uno e l'altro confine. I Colbert, appunto, durante la rivoluzione francese fuggono il massacro in Olanda, finché Napoleone riapre le porte alla nobiltà esule. Juliette è bella, coltissima, raffinata, affascinante. A corte conosce e accetta l'uomo consigliatole dal padre e da Napoleone stesso, Carlo Tancredi Falletti di Barolo, e si stabilisce nel suo sontuoso palazzo torinese,
in una strada dal nome profetico Via delle Orfane. Carlo non era un nobilotto qualsiasi, discendente da una delle famiglie più antiche d'Europa, imparentata niente meno con quel Berengario che resse il Sacro Romano Impero. Cresciuto a Parigi, non disdegna le vigne delle colline di Langa, che daranno il nome al vino più prezioso al mondo. Non disdegna neppure le idee illuministe che davano aria all'austero e bigotto regno sabaudo. Paggio, poi ciambellano di corte, si mostra umile e fiero della sua intelligenza e il matrimonio combinato con la Colbert, così simile a lui per tempra, passione e desideri, e secondo le favole da vissero felici e contenti, ma mai del tutto, mai da soli. Troppi poveri, mendicanti, oziosi e ammalati fanno parte del paesaggio, facile abituarcisi. Le autorità si preoccupano se rischiano di diventare pericolosi, di fomentare rivolte, e di tanto in tanto fanno retate e li sbattono in gattabuia. I coniugi di Barolo ne salvano parecchi, spalancano il loro palazzo ai poveri. Di giorno c'è la fila la mensa allestita nell'androne, dove la marchesina smette i nastri di velluto e scende a servire la zuppa calda. Di sera le stesse scale illuminate vedono salire nel salotto più ambito della città intellettuali e nobili per discutere di politica, di arte, di letteratura. Qualche nome? In primis Silvio Pellico, accolto malconcio dopo gli anni della terribile prigionia allo Spielberg, che diventa bibliotecario e magister di casa. Il terribile Cavour, Cesare Balbo, Alfieri, De Maistre, nunzi pontifici e ambasciatori di passaggio, e quell'Alfonso de Lamartine che infiammava con gli sguardi le gote della ragazza Juliette, così piena di vita, così fresca e così profonda, capace di ispirare un poeta romantico, ma sempre ferma e felice a fianco del suo Carlo, consigliere del re, che gli affida incarichi sempre più importanti, soprattutto nel campo della sanità e dell'istruzione, dimenticando volentieri i sospetti per la vicinanza alle idee giacobine che aveva posto la famiglia nelle liste nere dei sorvegliati dalla polizia. Ma la beneficenza e gli sforzi di governo non bastano. Non bastano a Giulia. All'ultima processione del Corpus Domini, nelle strade del centro, sente un grido che viene fuori dalla terra. Non la comunione voglio, ma un piatto di minestra. È un condannato alla galera, recluso sottoterra nel buio e nel sudiciume. Le donne non fanno differenza, le forzate sono prostitute, disperate per fame, più che assassine ladre, e Giulia chiede al re di poterle visitare. Di più, rompendo ogni consuetudine e buona maniera, chiede di poter insegnare loro a leggere e a scrivere. Per studiare il catechismo in primis, per dar loro una dignità, soprattutto il re stordito, non è possibile, non bisogna vedere, neppure lui vuol saperne. Giulia è forte e cocciuta, prega, minaccia, ottiene. Quando entra dalle forzate, queste si ritirano sulla paglia umida e sporca, qualcuno la maledice, tenta di aggredirla. Ridotte a bestie, non sperano che di morire per uscire dall'inferno. Giulia arriva con coperte e cuscini. File di servi ogni giorno portano abiti, pane e laute mance per chiudere gli occhi alle guardie. E poi carta, matite, libri di preghiera. E Giulia stessa a insegnare l'alfabeto e l'Ave Maria. Pian piano le urla di rabbia diventano lacrime, perché Giulia non si ferma un attimo e a furia di insistere
ottiene dal re l'incarico di sovraintendente alle carceri. Una donna, una nobile, che fa trasferire nelle torri palatine più luminose e più salubri le detenute. Non improvvisa Giulia. Ha visitato le prigioni modello dell'epoca in Inghilterra e in Danimarca ed è spalleggiata dal marito e dal pellico, da congregazioni di suore e dalle amiche dame contagiate dalla marchesa indomabile. Fa commutare le pene in lavoro, accorci processi, trasforma le leggi discutendone prima con le detenute stesse. Assicura l'igiene, l'istruzione di base. Nascono case per le carcerate in libertà, il refugium peccatorum per le penitenti, dove imparare un mestiere e tornare all'onor del mondo. Perché Dio l'onore non l'ha mai scordato. Giulia lo sa. Bisogna farsi amare da esse, provando loro che le amiamo. Solo così capiranno chi Dio le ama. Non è filantropia, è carità cristiana. E poi ci sono i loro figli, asili, i primi in Italia, e scuole. E per gli altri poveri, figli e parenti di gente onesta, case di accoglienza, diremmo oggi, non gli orfanotrofi disumani del regio governo liberale, ma ambienti puliti e caldi dove si aggirava Leonardo Murialdo, passava per una benedizione o per aiutare il giovane Don Bosco o il beato Cottolengo, santi che cambiarono il volto di Torino e della chiesa tutta di quel periodo. Non parlavano di diritti, non discettavano di ideali e di libertà, incarbonari convivi, ma davano tutto, tempo, lavoro, soldi, cuore. Mentre i massoni innalzavano la mole antonelliana, nascevano Valdocco, gli Artigianelli, l'ospedale del Cottolengo e decine di istituti religiosi per ospitare gli ultimi, all'ombra del campanile di San Donato, che ad onta degli sforzi comunali restava la punta più alta della città. Giulia marcia a tappe forzate. C'è la peste che aumenta il lavoro, poi la morte di Carlo, spirato tra le sue braccia in un ostello di campagna. In nome di colui che è finito come un pezzente, devo dedicarmi a tutti i miserabili. Devo scontare i secolari privilegi degli avi, saldare i debiti che essi hanno contratto con gli sfruttati. Non era comunista, era il 1838. Il Capitale sarebbe stato pubblicato 10 anni dopo. Perché Juliette continuava? Una voce cara e indulgente mi incita, la voce di Gesù. Ospedaletto per bambini disabili, scuole professionali per ragazze operaie, laboratori di tessitura e ricavo, l'opera Pia Barolo che portasse avanti i suoi compiti quando non ci sarebbe stata più, e la chiesa di Santa Giulia nel quartiere popolare Vanchiglia, dove la marchesa riposa per suo volere. Aveva speso tutte le ricchezze di famiglia, ma ne aveva accumulate di nuove, dedicandosi anche alla produzione del vino Barolo con tecniche innovatrici, e qui il birichino Cavour poté esserle utile, scontando in parte la sua scarsa frequentazione della chiesa. Marchesa, si dice un gran bene del vostro vino, pare rivaleggi coi blasonati di Francia, e io non l'ho mai assaggiato, le disse una volta il re. Pochi giorni dopo, una lunga fila di carri trasportava 325 botticelle dalla campagna a corte, una per ogni giorno dell'anno, esclusi i 40 della quaresima, ben inteso. Nessuna leggenda. Giulia ha trovato il tempo per documentare tutto, opere, diletti, incomprensioni, sofferenze, amicizie. Il suo diario è una finestra insolita su un periodo storico che la retorica e la propaganda hanno fatto venire a noia,
e di cui hanno cancellato le memorie scomode. Che i cattolici più rigorosi e pii non erano egoisti e corrotti, non trova posto nei libri di storia. Il diario di Juliette, il suo epistolario, ci descrivono una figura da romanzo, una santa, ma pure un'ideale eroina da film. Immaginatela passeggiare con un sospirante adorante Lamartine, che le promette amore eterno, perché voi, Juliette, siete unica e grande. Ditemi il vostro segreto. Immaginatela guardare la sottile linea rossa sulle montagne e rispondere con un sorriso. Mon cher, avete letto troppe fumisterie romantiche. Parlatemi della vostra nuova raccolta di versi e poi andiamo insieme al vespro. È quasi l'ora. Ho voluto proporre questa santa che, ripeto, penso sia poco conosciuta, perché mi ha colpito almeno per due cose. Primo, quello che faceva non lo faceva prima di tutto per generosità o perché aveva i soldi per poterlo fare, ma ciò che la muoveva era ciò che lei aveva scoperto nell'incontro con Cristo. Quindi, se ciascuno di noi prima non incontra chi dà senso alla propria vita e quindi gli permette di guardare gli altri, anzi, prima di tutto se stesso, e proprio per questo poter guardare gli altri in una certa maniera, può anche far tanta carità, ma non basta quello che dà agli altri. E l'altra cosa che mi viene in mente, tutte quelle cose che lei ha fatto per i prigionieri, per le forzate, per i condannati, tutto quello che ha costruito per loro, per i loro figli, per redimerli vuol dire per dare loro e dire a loro che sono persone e non qualcosa di diverso. Io credo che anche questo anche oggi debba essere ricordato nel momento in cui si parla tanto di sovraffollamento delle carceri e di possibili soluzioni. Va bene tutto, van bene tante cose, ma se non cominciamo a guardare a questa gente di nuovo come persone, come me, come voi, credo che qualunque cosa che metteremo in piedi, seppur tecnicamente magari bella, gli mancherà un pezzo fondamentale. Bene, ci lasciamo questo nostro Parole in Libertà e ci vediamo fra una quindicina di giorni. Salve a tutti.